dollars and dimes. The more you got, the higher you climb. It's a currency chase, some lose and some gain. But in this dollar rap, we all reign. True. Dollar dollar bill, y'all. 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 It's all about those dollars, baby. Dollars, baby. Now let me break it down for you one more time. A dollar in your pocket means that you're on your grind. So chase that paper, never lose sight. Cause when the sun sets, we all strive for that light. Alright! Dollar, dollar bill, y'all. Dollar, dollar bill, y'all. Dollar, dollar bill, y'all. Dollar, dollar bill, y'all. It's all about those dollars, baby. Dollar dollar bill, y'all. Dollar dollar bill, y'all. Dollar dollar bill, y'all. Dollar dollar bill, y'all. It's all about dollars, baby. Now I lay me down to sleep. I pray the Lord my soul to keep. But please give me one more thing. Just a few more dollar bills in my pocket when I wake up and see. Through dimensions, Mama God, the greatest magic caster of all nations, Valor, a skeleton clad in dark enchantment, Mama God, his power strikes fear in all elements, Valor. Hola ragazzi, buonasera raga, ben arrivati live, bentornati su SnoRunner.
Eccoci qua, raga. Buonasera anche quest'oggi. Buonasera Top Gun, Gianmaria, Donato, Emiliano, Fabietto, Paolo, Gloria, Luca, Gabriele, Simone, Son Goku. Su Twitch invece vado a salutare Christian, Joe Farmer, Momota, Magazzini e Bassett. Allora, cos'è, da 10 giorni tipo che non portavo SnowRunner? Da un bel pezzo, eh? Da un bel pezzo. Ciao Giuseppe, Giuseppe Peppe, buonasera. Allora, credo che stavamo facendo un certo lavoretto, eh? Dobbiamo andare alla base logistica, alla diga, proprio alla diga? Alla diga da un'altra parte, la diga, no? Dove sta la diga, scusa? Ah, ok, ok, alla diga, ho capito, credo di aver capito dove devo andare. Allora, ciao Ernesto, buonasera Nicola, come fai a scrivere alla Giants? Io veramente alla Giants non gli scrivo praticamente mai, Nicola, sono loro che scrivono a me. Ciao Peppone, ciao Cosimo, buonasera, buonasera Giampi. Come si mette il coso, il 4x4? Buonasera Asia, buonasera Marco. Buonasera Cristina, hai dormito per 2 giorni di fila? Non può essere perché ieri eri qua. Buonasera gamer. Non ce n'è roulette, cos'è la roulette? Giuseppe, che è la roulette? Oh Fabietto, grazie mille Fabietto. Grazie della donazione, Nick sei il mio idolo, sei leggenda, addirittura ti ringrazio Fabietto, oggi l'alert manco funziona. Ah, quando vuole funziona. Nick, le mod come le mandi? Che c'entra Nicola, quello ti devi iscrivere nel mod hub, ti crei l'account nel mod hub, c'è tutto un pannello, cioè è una cosa che può fare chiunque, non è che non ci vuole nessuna, non ci vuole nessun contatto con la Giants, non è... c'è un pannellino dove ti registri. Ciao Enrico, buonasera. Gamer, ti ho salutato. Buonasera di nuovo in caso. Buonasera Robertino. Allora, stiamo trasportando... Non lo so di preciso, credo che sto trasportando ricambi e consumabili forse. Non mi dire che è crashato. Per carità divina, perché... mi sono rotto le scatoline dei crash. Ultimamente i giochi non so che gli piglia. No, non è il nuovo SnowRunner. Quello nuovo non mi piace moltissimo. Ciao Xivi, buonasera Xivi. No, il nuovo SnowRunner non mi piace, è più bello questo. Qui, a me questo SnowRunner piace di più perché mi sento più libero. Lì mi sento un po', come dire... quel SnowRunner lì mi sento più... beh, insomma, da punto A a punto B e poi scegli un altro lavoro, ma non mi piace. Mi fa piacere Asia. Lo so, piano piano Asia, piano piano mi espando su supermarket. Ciao Niccolò. Ciao Mirko, tutto bene? Che ho mangiato? 2 fettine di carne. Io mangio la sera carne, quindi... sempre carne. Vediamo il prima possibile, magari una pizza per cambiare però. Perché non porti Cyberpunk? L'avevo finito ai tempi. Giocato, finito. Non ha senso. Cioè, l'avevo già giocato e finito. Non è che la storia cambia se lo riporto, sempre quella è. Sì, giusto, si chiama Expedition, lo so, Grey. Lo so che si chiama Expedition il nuovo... beh, è per far capire, va. Lo chiamo SnowRunner per far capire, perché sennò la gente dice cos'è sto Expedition. Le mod come faccio? A fare che? Le scarico, non è che le creo io, non ne so capace. Facciamo carburante, raga. Bella Anto, buonasera Anto. Carburante. Ero a secco. Dopo 10 giorni senza SnowRunner si poteva stare? No. SnowRunner ci vuole ogni tanto. Allora, 15 miglia orarie. Ma io vado veloce come il vento. Buonasera, Fonsine. Aspetta. Non lo so. Fonsi. Allora, Nick, Expedition è un contesto diverso. Sì, lo so, ma non mi piace. È proprio il contesto che non mi piace.
Mi piace magari il fatto che devi gonfiare, sgonfiare, gonfiare, sgonfiare le ruote. Ma quella è roba che potevano mettere pure qua. Non ho letto il tuo messaggio, Cristina. Come no, Cristina? Hai detto che è da 2 giorni che dormivi, no? Ciao Nick, sono... Ah, sono guarita. Ecco, ho letto quella parte lì, mi è sfuggita. Mi fa piacere, Cristina. Però ho letto che hai dormito 2 giorni di fila. Difatti ti ho detto impossibile perché eri qua ieri. Mi fa piacere, Cristina, che ti sei ripresa. Ciao, grazie, buonasera. Hai fatto il pieno? Sì. A 5 metri dalla pompa. E che il tubo era invisibile. Il tubo era sottile, sottile, sottile. Ma l'ho già fatto, Mirko. L'ho già fatto. Ah, Robertino, ma io non mi ricordo niente di Cyberpunk. Non lo gioco da 2 anni, quindi... Ma chi se lo ricorda? Oh. Sì, sì, Luca, il tubo era tipo canna da pesca. Tipo il filo della canna da pesca. Non si vede. Ciao Giuseppe, Nick e il freezer c'è solo quello, Ti posso dire verità, fai anche il cassiere. Io devo fare il cassiere? A malapena riesco a stare dietro al fatto che finiscono i prodotti, mamma mia. Ci voleva un magazziniere che sistemava gli oggetti negli scaffali, tipo, boh. Quando porti il nuovo gioco, quale nuovo gioco, Robertino? Bella Giuseppe. Tu hai Supermarket 12 freezer. Mi pare che ho visto una mod riguardante i freezer, perché effettivamente il freezer solo 2 oggetti è veramente poco. Molto poco. No, Enrico. Buonasera Dario. T'ho salutato? Vabbè, meglio 2 volte nel caso, sai com'è? Meglio 2 volte che niente. Sta musica manco si sente, sono sordo io. Ah, si sente piano, si sente piano. Di pesca, gioco di pesca, no, non mi piace moltissimo pescare. Non mi fanno molto impazzire i giochi di pesca. Così così, raramente, un pochino. Allora, dov'è che devo andare? Alla base logistica. Un stas a base logistica? Boh, ma dov'è sta base? Oh, e dov'è la base? Dov'è la base? Oh, aspetta. Consegna alla base logistica. E dove cavolo è? Mica la vedo. Bella Ivan. No, Simone. Nick non ha nessuno dei miei giochi per top. Grazie Simone, grazie della donazione, ti ringrazio. Purtroppo lì sopra, lì dov'è, non si aggiunge in automatico. Questo tipo di donazione non si aggiunge in automatico nell'obiettivo, diciamo, per il processore che devo cambiare. Comunque ti ringrazio Giuseppe, ovviamente. Nick, perché non porti GTA 5 online? Non sono un grandissimo fanatico di GTA 5 online. La verità non mi è mai piaciuto moltissimo. Nel magazzino, magazzini, ti senti tirato in causa. E dov'è sto magazzino? Magazzini, magazzini, dici? Ma mi pare strano perché il simbolo è verso sopra. In teoria si scarica quando il simbolo è verso sotto. In genere si scarica quando il simbolo va giù. Buonasera Giadi. E guarda, c'è sta moto che puoi assumere, che ti fa mettere i prodotti nel prossimo. Assumi quello. Dipende, Asia, non lo so se lo posso assumere ancora. Oh, dov'è sta base logistica, va? Nick, non hai fatto video su farming? Sì che l'ho fatto, è uscito. A voglia che l'ho fatto. Qual è sto lavoro che stiamo a fare? Super ordine. Ah, lì è la base logistica. Guarda dove sta. Mo l'ho vista. Ora l'ho vista. È tutta a sinistra, qua, qua. Eccola. Ok, ho capito, va bene. Va bene, l'importante è che l'abbiamo trovata alla fine. Andiamo. Allora. Ma non hai fatto... No, quello l'ho già letto. Sicuramente magazzini c'è di sicuro quella mod, sì. Devo vedere. È che non mi voglio semplificare troppo la vita. Perché poi diventa brutto, non faccio niente. Se metto mod troppo esagerate e poi va a finire che io non devo fare niente in quel gioco. Un po' mi spiacerebbe. Sì, sì, lo so che è tutto su Nexus, non c'è dubbio. Oh,
buonasera Donato, ben arrivato in live. Che secondo te quando annunciano Farming? Io non lo so, spero entro questo mese, spero. Allora guardate, Farming 22 lo hanno annunciato praticamente era il 22 di aprile, quindi io penso non il 22 di aprile questa volta, io penso il 25, perché quella volta era Farming 22, questa volta è Farming 25, quindi io penso forse se il discorso è questo, allora penso insomma il 25 aprile, forse, magari, forse, quindi una settimana circa, vediamo, tra una settimana, speriamo Frank, ovviamente è una mia supposizione, non è una cosa certa per niente, è una mia idea, no, un mio pensiero. Farming 25 dovrebbe essere di base come la Off Bergman. Dici, vabbè, ma quello è, diciamo, come diciamo viene fatta la mappa, cioè quanta dedizione c'è dietro nel crearla, no? Ciao Jonathan, c'è anche la mod che ti personalizza il negozio con colori e tuo nome sull'insegna. E mi pare che l'ho vista, però non mi andava di caricare troppe mod. Volevo giusto mettere quelle più utili, quelle che mi aiutano di più. Difatti lo scanner, quello che ho messo oggi, aiuta parecchio. Tutto sommato. Cosa ti aspetti su Farming 25? Il mio sogno sarebbe grafica con Unreal Engine 5, ma ovviamente ne dubito altamente. Buonasera Vittorio. Il sogno sarebbe quello. Il sogno, vero sogno, sarebbe Unreal Engine 5, una grafica tipo Arc, quella è la grafica dell'Unreal Engine 5. Ok, Ivan. Allora, dico, in tutto tipo produzioni, carne, conigli, no, non la metteranno mai la carne, Giants mai metterà la carne, mai. Carne, vino, quella è tutta roba che poi il gioco non lo possono vendere ai bambini. Non la possono mettere la macelleria, non possono mettere queste cose. Siccome il gioco lo devono vendere ai bambini, non possono mettere alcolici, non possono mettere la carne. Intanto i bambini la carne la mangiano. Non è che non gliela fanno mangiare, però poi mica gli puoi far vedere che insomma l'animale è, cioè, capito, no? Quella la sto usando, Frank, quella lì. No, il blocco differenziale qui non c'è in questo mezzo. Probabile, Lorenzo. Ciao, Francesco 90. Ti devo salutare la tua ragazza, Rosalinda. Ma pure il cognome devo... Ma pure il cognome della ragazza mi viene a dire. Vabbè, comunque, ciao Rosalinda Rizzo. E ciao a te, Soar. Proprio problemi non ve ne fate con i cognomi. Buonasera, Ant. Allora, eh? Sì, no, ma il blocco differenziale, cioè, non c'è mai stato. Ma non ho mai avuto grossi problemi con questo mezzo. È siciliana, pure. Oh. A sto punto, va, tutto ci fai sapere, va, tutto, facci sapere tutto, non lo so io. Facci sapere tutto, che numero di scarpe porta. Ai ai ai, vabbè, allora. Allora, io penso che mettono l'attrezzatura piccola. Boh, non lo so sinceramente. Io non lo so cosa aspettarmi da Farming, cioè il terrore c'ho sinceramente. Cioè, il bello è che non lo so manco io quello che voglio dal nuovo Farming. Voglio, ma poi alla fine, boh, non lo so manco io quello che voglio. Buonasera, Roberto. Alla fine pure io sono parecchio confuso da quello che voglio.
Allora, se posso darti un consiglio, magari dai un'opportunità a Tram Simulator. Sì, l'ho portato, mi pare, o forse uno simile. Beh, ne ho portato uno, ma poi mi è venuto lo stress perché non ci ho cominciato a capire più niente. Nick, cosa ti manca per sbloccare un'altra mappa su SnowRunner? Non è che le mappe ce le ho. È che i lavori sono quelli che ti fanno sbloccare le gomme buone per andare nelle altre mappe. Le altre mappe sono più difficili da affrontare. Io non ho DLC su SnowRunner. Buonasera Lorenzo, buonasera Sebi. Oh, mi sa che devo girare a destra. Meno male che ho guardato, eh. Io sì, sono catanese. Aspetta, ma la strada è quella o questa? No, no, più a destra. Ah, lei è di Messina, ho capito. C'è Super Market Simulator, le uova erano senza prezzo. Ma com'è possibile, Gio? Ma com'è possibile che le uova le vendo da sempre? Io non capisco perché ma forse poi me ne sono accorto, mi pare, Gioma. Però non capisco perché le uova le vendo praticamente da quando ho iniziato a giocare. Quindi è strana sta cosa. Eh sì, esatto, Robertino. Chiaro, anch'io vorrei terreno dinamico da farming. Guarda che si possono installare mod su Supermarket. Lo so, l'ho già fatto. Andiamo a consegnare. E poi dobbiamo andare a prendere altra roba, però. Questo è il primo di due viaggi. Poi dobbiamo andare a prendere altre cose. Edward, buonasera. Non ti sei perso praticamente nulla di importante. Il viaggio è andato liscio fino a questo punto. Hai mod installate qui? No. Qui a dire la verità no. Qui gioco proprio vanilla. Chi ha mangiato? Due fettine di carne, Stefano. Costa troppi prodotti nel Market Simulator. Vabbè, sì, alla fine è un gioco, cioè non è che deve essere perfetto. Allora, questo punto qua è molto pericoloso, qui si rischia di cadere. Ciao Nick, che cosa ne pensi di Expedition? Guarda, ci ho giocato due volte e l'ho mollato. Esatto, Alessandro, non mi piace, non mi è piaciuto granché. Ci ho giocato due volte e l'ho mollato. Invece questo ci torno molto più volentieri, quello mi annoio. Anche la mappa italiana non sarebbe male. Ah, se magari dici Giants stavolta fa una mappa italiana. Magari. Ah, dici quello magazzini. No, non mi viene il vomito, Gioma, con questo sballottolare. Perché a dire la verità sto più a guardare la chat che quello che fa il mezzo. Madonna, infatti c'ho paura che mi ribalto. Questo punto è molto pericoloso. A posto, l'abbiamo passato, dai. È andata bene. Scrivi il codice, entrerò nel gioco. Non ho afferrato. Ti mettono la piana di Catania. Oh, beh, ci sta, dai. Scarichiamo. Carburante e assi di legno dobbiamo andare a prendere. Ciao Nicola, sono all'episodio 57, piano piano mi sto avvicinando verso la fine della serie, sono passato per darti un saluto. Ok, e guardate un po', però quando vado ricontinuo la serie. Grazie Nicola, non so che ti stai a guardare, la verità. Sarebbe bello che qua ci fosse la mappa italiana con camini italiani. Sarebbe bello che l'Italia fosse un po'... sì, vabbè, però il problema è che in Italia non abbiamo questo fango. Al massimo
Cioè, al massimo devono fare un gioco dove tecnicamente si riparano le strade. Quello devono fare. Per fare un gioco ambientato in Italia, un gioco dove ripariamo le strade. Però, di verità, sapete perché non lo fanno? Perché in Italia le strade non le riparano. Quindi non ha senso fare un gioco. Non ha senso fare un gioco che cioè, dici, tanto in Italia le strade non si riparano, quindi perché ci dobbiamo fare un gioco simulativo che, non, che in Italia non si fa? Quindi è giusto così. In Italia non si fa niente, non si fa niente. Giusto? Che senso ha? Non si simula. Nella realtà non c'è, quindi perché devono fare un... Che simulatore è? Al massimo possono fare un gioco dove tu guidi nelle strade italiane col camion e vedi la strada che nel tempo viene a va a distruggersi. Ecco, quello sì. Un camion che cammina e distrugge la strada, sì. Quello sì, è un simulatore che si può fare in Italia. Nick, se, se so favorevole al ponte sullo stretto. Ma boh, raga, io non lo so. C'è giustamente chi perde la casa, che giustamente, ovviamente, non è bello perdere la propria casa. Però poi io non lo so lì come funziona. Non so lo Stato quanti soldi gli dà per andare via di casa. Cioè, non lo so, capito? Quindi, certo se a queste persone gli danno a malapena i soldi che va alla casa, non va tanto bene. Mica è facile poi anche da trovare subito una... A parte che lo Stato, prima che ti dai i soldi, ti butta fuori casa e poi i soldi chissà quando te li fa vedere. Insomma, io penso che più che altro, insomma, chi perde effettivamente la casa è quello che non ne vuole sapere del ponte. Bella Jonathan, ciao Francesco. Ragazzi, SnowRunner è nato da Spintires, quello l'ho giocato. Comunque, come ambientazione, spintare sulla mappa dei Monti Urali si sono avvicinati molto a scenari di montagne in Italia. Ah, io non ci sono mai stato lì, quindi non lo so. Sicilia e Campania su Farming 25. Boh, non lo so. Non... Mi farebbe piacere, però ne dubito. Boh, magari. Ma va bene qualsiasi parte d'Italia, almeno una volta nella vita ci mettono l'Italia. Però boh. Il tuo messaggio, Stefano. Ah, Nick, se non sbaglio non porti più il DLC di Gas Station. No, veramente l'ho portato 2-3 giorni fa. Non è passato molto tempo. Non l'ho mollato. No. Siamo a buon punto. Manca un ultimo aggiornamento, 1-2. No. Il DLC di Gas Station lo sto per finire. Ci sono giochi ambientati in Italia. Giochi ambientati in Italia. Boh. Hitman. C'è una missione ambientata in Italia, mi pare. No, io non abito a Palermo. Io sono catanese. BMNG. Sì, vabbè, ma quella sarà fittizia, Frank. Sarà fittizia. Quella mappa italiana su BMNG. Non penso che una. Non lo so se esiste veramente. Forza Horizon 3 in Italia è. Vabbè, ovviamente poi c'è Euro Truck per quel poco, insomma, no? Christian, ciao! Hanno aggiunto un nuovo camion Azov the Atom. Però bisogna comprarlo, solo possono tenere. Allora, ma infatti qui ci sono anche mappe in America, inventate in America. Allora... Gira. Andiamo a prendere queste cose e poi si torna indietro. Nicky, come mai ha smesso di portare a video SnowRunner? Perché SnowRunner è troppo lungo da fare a video. SnowRunner in mezz'oretta che faccio io, dove vado? Faccio giusto la strada di andata? Non va bene. Certi giochi sono più adatti per le live che per i video. Ah, è vero, Luca. È vero. È carino. Sì, Assassin's Creed è carino. Aspetta, ma sto sbagliando strada, eh. Meno male, me ne sono accorto in tempo. Guarda, me ne sono accorto in tempo. Perché difatti sta zona non me la ricordavo.
Call of Duty non mi piace granché. Difatti non compro Call of Duty da 10 anni. Veramente. Non compro Call of Duty. E poi vabbè, ultimamente, se vado a vedere Call of Duty, votazione, cioè per lo più negativa, estremamente negativa. Già quando vedo queste cose mi devo andare a comprare un gioco che, è estremamente negativo. Ma non ci penso proprio. Nah. No, per ora non ne faccio Supermarket a diretta, Christian. E tra un altro po' non so che portare più a video. Un altro po' a video non mi rimane più niente. Già c'è Ark che va malino. E non lo sto portando in live perché c'ho un po' paura che crasha. Ark è un pochettino complicato come gioco. Ark è quello più complicato, quindi... Poi c'ha aggiornamenti che durano un'eternità, quindi insomma c'ho un po' di paura a portare quello perché quello è un rischio, è come il risico, non si sa come andrà. Ciao Daniele! Ma chiaramente Ark è molto adatto per le live, Ark è molto bello lungo. Bella Gabriel, secondo te aggiungeranno la raccolta a mano? Boh, Robertino, non ne ho la più pallida idea, guarda. Ma io spero che puntano sul serio, su un motore grafico migliore, perché va bene il gameplay, però siamo nel 2024, ci stanno motori grafici bellissimi. Io vorrei qualcosa di più decente da questo punto di vista, perché sinceramente da Farming 19 a Farming 22 la grafica di Farming non è cambiata tantissimo, è cambiato non tanto. Quindi io spero in una grafica parecchio più moderna. Speriamo. Comincia a farsi un po' vecchiotto, eh. Mica, però penso che lo hanno fatto anche per le mod. Sì. Difatti il Giants Editor è per le mod che se lo stanno... cioè... Il Giants Engine, come caspita, il motore grafico, insomma, è soprattutto per le mod che tengono questo, sì. Mi pare di no, Simone, non mi ricordo. Mica, però metti ghiacciolo, devo mettere ghiacciolo. Cioè? Non ho capito, Stefano, cosa vuoi dire con ghiacciolo. Io ci gioco su Xbox, ok, Emiliano. Mi sa che rimani a secco. No, no, ci arrivo, tranquillo. Buonasera, Vincenzo. Nick è nuovo 1.50, è bellissimo, ma il mio rimorchio personale privato non mi fa caricare le merci. Non lo so, New Jessix. Cosa bisogna fare? Come disattivare questo problema? Io non ne so niente, non lo so proprio. Io non li uso i rimorchi privati, moddati, cioè no, io uso sempre quelli che mi danno, quindi non lo so. Forse devi aspettare che la beta viene aggiornata e magari risolvono. Roberto, sì, effettivamente è una piccola chicca che ci starebbe bene, sì. Sì, ci starebbero gli imprevisti. Ah, io sapete cosa vorrei? Anche se un po' magari... Vabbè, però è reale. Io vorrei che su Farming, quello nuovo, ci mettessero anche la grandine. Voglio dire, ormai in Italia, per dire... In Italia, nel resto del mondo... Cioè, gli eventi, questi imprevisti violenti, sono sempre più spessi. Ci stanno spesso, no? Quindi, magari casualmente, la grandinata che ti distrugge il raccolto, no? Quindi tu su Farming magari hai, come dire, caspita, quel raccolto mi serve che devo fare i soldi, mi serve per darlo da mangiare agli animali. Arriva la grandinata, boom, e ti distrugge tutto. Oppure, che ne so, ormai per dire, in Italia, da sempre, gli incendi, no? Magari scoppia l'incendio, ti brucia il raccolto. Tanto alla fine, oh, su Farming 22 hanno messo i pompieri, e metterci pure il fuoco a sto punto, no? Avete messo i pompieri, metterci pure che va a fuoco il campo, per dire. Ciao Benito. Nick, però mi dicaccio, porta Ark live. Perché non lo porti con lui? Perché lui le fa la mattina le live. Io la mattina, a dire la verità, me la dormo. Che mi alzo per mi dicaccio io.
che io purtroppo c'ho il sonno, mi addormento male, quindi mi addormento tardi. Carburante. Ora andiamo a prendere un'altra cosa. Dimmi, Cosimo. Ciao, signor Giul. Ma quella gomma così male sta messa? Come mai? Sembra graffiata. Boh. Ma è un po' graffiata sta gomma. Sta gomma pare quasi che mi deve lasciare a piedi. Ciao, se ti piacciono i giochi difficili, compralo. Che cosa, Grey? Buonanotte, Luca. Che cosa, Grey, scusa? Non stai a dire a me. Non stavi a dire a me. Ok, no, l'ho visto. Dimmi, Cosimo. Allora, ti informi con Poddy, per favore. Con Poddy. Ma io... A chi gli devo dire a Poddy? Già Poddy usando una volta ogni tanto. Ciao, Gabriele. Buonasera. Questi giorni non ti risponde. Figurati, risponde a me. Risponde, sì. Qual è il problema? Che non ti funziona bene il rimorchio? Il rimorchio privato ti dà problemi. Ma non ho ben capito. Questo gioco è grande. È grande. E poi non riesco a leggere il resto. Ma aspetta, che problemi ti dà questo rimorchio privato? Non si collega. Ma è una mod o è proprio del gioco? Perché se è una mod allora è normale, devi aspettare che la mod viene aggiornata, è una cosa abbastanza ovvia. Le mod sulle versioni nuove si possono rompere. E se è una mod è normale che smette magari di funzionarti, perché è ovvio, le mod poi devono essere aggiornate. Io non penso che Poddy ne sa di più. Ma la neve in questo gioco c'è, sta alla mappa. Eccoci di nuovo, come va? Oh, 13 Sam, tutto bene, grazie. Ti ringrazio dell'abbonamento, 13 Sam, buonasera. Tutto a posto. Ah, è del gioco. Boh. Non lo so. Hai provato altri rimorchi? Sempre privati, insomma, personali. Perché non fai video, Roberta? Non li faccio i video perché lui è... non li vuole fare con me. È sparito, Roberta. Se n'è andato. Ha smesso di interessarsi a fare video con me. Nick, altri due mezzi ce li hai in giro per la mappa? Sì, per ora mi interessa usare questo. Mi basta. Eh sì, certo, Robertino. Di cose ne possono far tante. Vedremo la io intanto spero che effettivamente lo fanno uscire quest'anno Farming, ma penso di sì. Speriamo. Bella Mario. Senti, spegni. Che cosa? Grazie Angelo. Uè, giù 789067, grazie mille dell'abbonamento, giù, buonasera. L'hai visto Wrestlemania? Non mi piace, non è una cosa che io guardo. Ciao Gloria. No, io non guardo Wrest da quando ero piccolo. Boh, non so qual è il problema, New Jessix. Devi provare magari, non sai scrivere in inglese, New Jessix, per provare a chiedere nella community di Steam, per provare a chiedere. Tutto bene, Andrea, grazie Giuse, grazie dei bitterini. Che camion uso? Oddio, ma non mi ricordo come si chiama. Boh. E vabbè, puoi usare un traduttore, New Jessix, non penso che... Puoi provare, che camion uso? Questo si chiama Royal BM17.
Farming in live, vale, ma mi deve venire un po' la voglia, diciamo che già ci faccio il video e allora poi la sera magari c'ho voglia di giocare a una cosa diversa. Com'è questo gioco? Lo consiglio? Assolutamente sì, lo consiglio, Mario. Domani porti il live farming? Non penso, mappa nuova? Non lo so, sinceramente, non lo so. E già lo gioco la sera. E poi mi viene magari voglia di una cosa diversa. Comunque vedremo, raga. Intanto mettiamo giorno, va, che non si vede niente, va. Che mi so perso, Justy. Ah, ho fatto una prima consegna, ora devo andare a prendere assi di legno e faccio l'ultimo giro di consegna. E la missione l'avrò completata. La siccità. E la siccità, quello dipende dalla mappa, ovviamente. Quello deve dipendere un po' dalla mappa. Ci stanno mappe ovviamente dove non hanno problemi di siccità. Poddy porta video di Euro Truck. Beh, se lui li fa, perché, cioè, ho capito che Poddy fa i video perché li fa lui, li devo fare pure io. Ognuno gioca come gli piace il gioco. Domani off Bergman col buon Miti. Tecnicamente sì, se Miti giustamente hai il tempo, sì. Ma io non posso scrivere alla community, perché il problema nel dettaglio lo sai te. E neanche io sono tanto bravo in inglese, a dirti la verità, quindi. Perché hai venduto il New Holland? Perché era quello più scarso che avevo. Oh, da 5 anni, Justy, tempo vola, Mi fa molto piacere, Justy, 5 anni sono parecchi, tanti. Se registri, ricordati l'Unimog, ma l'Unimog, ma non penso che mi serve. Non penso, è dubito. Sì, sì, mi ricordo, Gloria. Questo camion nella realtà si chiama Scammel S24, mai sentito. Ah, ok, appunto, Simone, per quello non l'ho mai sentito. Ciao, Vando. Madonna, l'ho scansato. Pulizia a mano dei mezzi, vabbè, c'è la idropulitrice, che te metti con la spugnetta a pulire i mezzi? Uè, Gianluca, buonasera. Una mappa, penso di fare la mappa francese. E qual è sta mappa francese? No, ma comunque, raga, mappe francesi, cioè, al momento le mappe che sto a portare, le due mappe, mi bastano, perché una l'ho appena iniziata, l'altra ancora non è che ho fatto molto, quindi se devo cambiare mappa ogni settimana, in pratica in ogni mappa non faccio niente, non durano abbastanza. Poi quelli sono piccoli dettagli, Robertino. Boh, ma ne dubito che mettono così piccoli dettagli. Notte, Angelo, a domani. No, ma il mio impianto solare, Gabriele, lascia sta. Un disastro, non penso, Justy, no, e come la porto? Già sto bello che è pieno di mappe. Che ti sei perso, Gianluca? Ma niente, questo è l'ultimo viaggetto che devo fare. No, sì, li uso, ma producono poco e niente, Frank. È stato più un capriccio, non... Se risparmio 10 centesimi al giorno di corrente è già tanto. Ok, vai.
andiamo a fare carburante, è meglio. Non vorrei restare a secco strada facendo. Nick, secondo te in Farming 25 alzeranno i prezzi dei cavalli e suini? Io più che alzarli direi, cioè, il vero problema è che devono fare un'economia un po' più equilibrata. Farming 22 è il gioco con l'economia più sbilanciata, secondo me. Era molto meglio su Farming 19 l'economia, soprattutto, cioè, almeno quella degli animali. È tutto troppo confuso, l'economia è un disastro in questo Farming. Quindi devono sistemare in generale l'economia, perché le uova su Farming 22 tanti soldi, i suini tanto cibo, poco guadagno, i cavalli tanta fatica e non si guadagna niente praticamente. Ciao Paolo, buonanotte. Aspetta, devo andare a sinistra o no? No. Niente, Frank, i pannelli solari ora come ora li uso. Tipo, metti che va via la luce, metti che sei di notte, è buono avere una scorta di corrente, capito? Principalmente, Frank, alla fine è una specie di backup, metti che, capito? Più che altro così, è una cosa così. Ormai è tanto per quello, per avere un po' di energia di backup, Frank, diciamo così. Più che altro ormai è buono per quello. Portare mi di caccia in live, Stefano, è quasi impossibile. Mi dica, c'è un fanatico del calcio, quindi è sempre a guardare partite. Buonasera Emanuele, buonasera. Certo Frank che c'ho la batteria. È normale. Buonasera chef. Più che altro l'impianto solare, quello che mi piace veramente è quello che mi sono fatto in campagna. In campagna ho messo un pannellino, un paio di batterie, quelle tipo che si usano nelle moto, un piccolo inverter, e c'ho le lampadine, il televisore piccolo, è buono per caricare i cellulari, la TV, le luci, quelle classiche di casa, giusto quelle cose piccole. Ah certo Robertino, sì. Vabbè, ovvio che vorremmo un terreno, chiamato terreno dinamico, Robertino. No, non ci sarà Farming 24. No, dovrebbe essere Farming 25. No, sì, in questo gioco piove, capita. Un consiglio per le batterie dell'impianto è mettere quella a trazione leggera. Che è la trazione leggera? No, io non uso quelle del veicolo. No. No, la batteria che ho a casa sono quelle che si usano nell'impianto solare. Le usano anche nei muletti. C'è Joe Farmer, l'asta su Car for Sale, te lo dice lui, asta aperta, vai nel posto. Ti consiglio un gioco da portare a video. No, non mi piace Jurassic World, l'ho già detto parecchie volte, non mi piace. Non mi fa impazzire. Non mi è piaciuto tantissimo il primo.
No, no, sono batterie al piombo. Praticamente si chiamano, si chiama, mi pare che si chiama la marca Troy, qualcosa di simile, mi pare Troy, mi pare, se non ricordo male. Sono parecchio conosciute in America, molto usate in America. E ogni batteria è costata ai tempi 300 euro, ne ho comprate due. Ne ho comprate due perché ogni batteria è da 6 volt, quindi ne dovevo comprare due per arrivare a 12 volt. Quindi in pratica ho speso quasi 600 euro per una sola batteria. Per questo dico, è stata la cosa più stupida, ho buttato soldi, una cosa abbastanza inutile. Sì, e non risparmio 10 centesimi al giorno se va bene di corrente. Mai nella vita mi ripago tutta sta roba. Ah, ok, chef. Addirittura lavorare lì. Sì, questo camion è proprio una bestia, Peppone. Va che è un piacere, vero? Peccato che non c'è il blocco differenziale, però anche senza va molto bene. Buonasera, Luigi. Ah, si chiama trazione leggera. Boh, non ne so niente. Non ho capito, Benito. Di nuovo mi sono perso parecchia live. Mi spiace perché hai problemi, Luigi, di connessione. No, diciamo che per ora tutto bene. Sì, questo camion aggredisce bene le strade. Ma a te non appare mai la freccetta del mouse? Sì, no, c'è, guarda qua. Però basta un clic e sparisce. Bannato i bot, ma bot non ce n'è. Non so bot, è una persona che si diverte a fa quelle cose. Non ce n'è bot, quelli non so bot. Aspetta, mettiamo dall'interno che mi sta girando pure a me a destra, a guardare a destra e a sinistra. Allora. Aspetta, qua devo andare. Questo è il punto più brutto. Fermo. Questo è il punto più brutto. Perché vedi, qua c'è un fossato. Se ci finivo dentro mi ribaltavo sicuro. Lì c'è un piccolo fossato. Questo è il punto più brutto. Bello sto camion, Buonasera Nocesium. E sono felice di fare questo lavoro. Nella vita bisogna essere felici di avere un lavoro. Giusto?
L'importante è lavorare, l'importante è avere i soldi per arrivare al mese successivo, poi che è questo è un altro, l'importante è quello. Allora, non abbiamo affatto finito, dobbiamo ancora trasportare altre cose. Devo andare qua e poi qua. Ok. Allora, il carburante sicuro qua, ma la consegna è al lago dell'isola. Aspetta, al lago dell'isola, scusa, no? Dove cavolo è? Ah, qua. Ok, madonna. Ok, allora abbiate pazienza, raga, perché il lavoro continua. Allora, che potrebbero mettere anche che quando scendi con un carico che devi stare attento a non sganciare la marcia. Ah, ma io non credo che faranno farming così complesso, perché poi chi è poco pratico magari dice: ah, ma sto gioco è troppo stressante. Io dubito che lo faranno così. Sì, Benito, sì. Nick, Jurassic World 2 è molto diverso dal primo. Sì, ma non mi piace. Che te devo dire? Se non mi piace, non mi piace. Cioè, boh, che ci posso fare, raga? È come uno che mi dice: Nick, porta Fortnite. Ma se non mi piace, non mi piace. Che devo fare? Non è che mi deve piacere per forza. Ciao, Peppino. Ciao, buonasera, Fede. Che devo fare? Non mi piace, non mi piace. Non mi ispira. Che ce posso fa se non mi piace? Aspetta, che cos'è sto posto qua? Che cos'è questo? Camion riparato. Ah, buono a sapersi. Porta giochi di guerra. E non sono fanatico di guerra. Non mi piacciono granché i giochi di guerra. Difatti non gioco a uno sparatutto da molto, molto, molto tempo. Ciao Mauro. Sono più uno che gioca a giochi di ruolo, avventura, gestionali, simulatori, ma non tutti, mi deve piacere anche. Che ti sei perso, Fede? Ho fatto due consegne e mo una nuova, un nuovo, a diabolità è lo stesso lavoro. Anche prima si chiamava super ordine, quindi ecco perché si chiama super ordine, perché mi sa che c'è molto da fare. Allora, oh Dani, in che senso le su supermarket le mod si mettono come su farming? No, no. Allora, su supermarket ci stanno due, diciamo, come dire, due indispensabili. Uno è un file, uno è un file exe, si chiama Melon qualche cosa, e l'altro Beppi Index, una roba simile. Comunque devi avere queste due cose. Ognuno di sti due c'ha la sua cartella mod. Uno c'ha la cartella plugins, uno c'ha la cartella mod. Insomma, è un pochino complicato. Tecnicamente, cioè, dovrei fare un video per far capire sta cosa. Sì, dovrei farci un video magari, perché non è proprio facile. Buonasera Vladimir. Veramente, Simone, questo lavoro me lo devono pagare bene. Oh, buonasera Vito. Ci dovrei fare proprio un video. Vediamo. Sì, sì, no, non è che non mi va. Devo farlo, vediamo.
Sì, è un po' complicato. User data, no. Su user data, no, in teoria. Hai guidato? No, no, mai guidato trattori nella vita mia. Oh, Cristina, buonanotte. Buonanotte, grazie anche a te. Dormi bene anche tu, buonanotte. Allora, devo qui prendere il primo carico. Porta Days Gone. Ma Days Gone. Il problema, raga, è che non vanno. Sti giochi non vanno. Ci ho fatto un video e ha dato male. Cioè, già non faccio le visual di una volta. Poi con certi giochi va pure peggio. Quindi. Di fatto ogni volta è un trauma. Portare giochi è un trauma. Perché non so mai se va o non va. Ma solo questo si può prendere. Solo carburante qua. Ok. Uno carburante è consumabile, dove lo prendo? Sarà qui consumabile? Ah, perfetto. Allora andiamo. Dunque, Nick, è un gioco bello. Che cosa? Lo so che è un gioco bello, ma se non va. Che vi devo dire, raga? YouTube è il mio lavoro, è quello che mi porta la pagnotta a casa. Se non va è un problema. No, non ho trattori nella vita reale. Ma se esageri si bugga parecchio. E per quello non metto troppe mod nel possibile. Bella Edoardo, bella Sparky, buonasera. Crude oil, qua c'è olio crudo. Mo lo cuciniamo. Domani farming, lo faccio sempre farming a video. Ti mancano i video in cazzatura? Dov'è che mi incavolavo? Nick, vado a letto. Buonanotte Giovanni. Te ne vai a Catania domani in gita? Ah, a posto. Buona gita, Giovanni. Domani in live che faccio? Non lo so. Non lo so proprio. Spettatore, Days Gone spettatore, non ho capito. Ti piace Planet Zoo? Non tanto. Allora, io ho messo anche la mod di funzionamento background. Ah, così tu non fa. Ah, ho capito, magazzini. Buonasera Massimiliano. Ma devo andare a fare carburante, sennò resta a piedi. La mod dell'e-commerce c'è pure quella. Allora, un po' per tutti i giochi. Prima la gente non interessava lì come giocavi, ma come li intrattenevi. Lo so, però ci stanno giochi dove magari è un po' più difficile intrattenere, no? O comunque sai qual è il problema, Panto? Che cioè, quando già vedi che nel primo video il gioco va male, io poi, cioè, no, non so neanche come intrattenere, perché poi giustamente, cioè, tu ti vedi già zoppato in partenza, capito? Non hai quel, come dire, quella serenità. Cioè, il problema è quello, no? Io per poter intrattenere ci deve essere anche, come dire, ci deve essere anche come dire, un equilibrio tra visual, cioè devo anche essere io contento,
Se no è un bel problema. Ma ho azzeccato la strada, pare di sì. Purtroppo mi guardo le live da Poligoro. Poligoro? Porto un nuovo gioco in live. Porto un nuovo gioco perché porto sempre i soliti giochi. Non è che ogni giorno ne esce uno nuovo. Ma dov'è la strada? Io manco la vedo. Ma mi sa che la strada è qua dietro. Non ci sto a capire niente. Ah, eccola la strada. E chi l'aveva notata? Ah, in Basilicata, non ci sono mai stato. Ah, figo, magazzini, non lo sapevo. Oh, bella Bronco! Oh, 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 oh. Qua c'è un, qua c'è il ponte. Qua c'è il ponte, questo ponte l'ha fatto Salvini, eh. Ma che battuta. Oh, c'è bello. Il famoso ponte sullo stretto. Difatti è stretto. Difatti è stretto. Il ponte sullo stretto. No, il ponte è stretto. Oh, Magic, buonasera, ben arrivata. Aspetta, qua ci passo. Io ce l'ho largo. Ce l'ho largo, ce l'ho lungo. Ce lo faccio entrare. Oh, 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 piano, 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 piano. Allora, perché vado con la scuola, però non so se riesco a vedere la live. Ah, ma tranquillo, Robertino, divertiti. Tranquillo, Robertino, tu divertiti in gita. A me ci pensi un altro giorno. I tempi cambiano ed è giusto che il tuo atteggiamento sia più maturo. Ma chiaramente Panto è quasi invecchia. Non è che posso mantenermi giovane col cervello che rimane uguale nel tempo. Anche perché se il cervello rimaneva sempre uguale, allora ero qui a fare gne gne gne. Giusto perché, voglio dire, nasciamo piangendo, piangiamo per tutto. Quindi, insomma, se il cervello non matura, eravamo qui a piangere. Eravamo qui a frignare come bambini di 2 anni, no? Quindi è chiaro che qua a 40 anni il cervello non è quello di quando avevo 20 anni. Si diventa più maturi, sì. Si diventa più maturi. In teoria, in teoria. Non tutti. Alcuni pare che maturano molto più lentamente. Allora, One Live One Station. Che stai a dire, Stefano? Ah, devi portare un nuovo gioco. Il fatto è che se un gioco non piace prima a te stesso, non sei motivato. Ah, a me giochi ce n'è che piacciono. A voglia. Io tipo, mi sto giocando per cavoli miei a Diablo 4. Però... boh, non l'ho ancora portato perché secondo me non gliene sbatto un cavolo a nessuno. Mi sto giocando un po' per fatti mia così, un pochino Diablo 4. Mica, perché non stare col telefono? Non ho capito, Robè. Consumabile? Consumabile. Andiamo. Devo andare a far carburante che sto quasi a secco. Bella Zimu. Fede, stasera mi sono mangiato una 2 fettine di carne. Allora, per il carburante dovrei andare qua. Mi sa che è la strada più breve. Anche se questa strada non mi piace mai. Di solito mi ci ribalto in questa strada. Quindi, vediamo che succede. Perché Nick, no, Days Gone non ne porto, non penso proprio. Ah, ok, Robertino, va bene, ma tu divertiti, Robertino, tranquillo. Baldur's Gate 3 non ce l'ho, costa 70 euro.
Sì, il mezzo si può un pochettino modificare, sì. Ciao Marilena, Nick, sai per caso se il cambio manuale della Logitech funziona con SnowRunner? Penso che funziona, però non te lo so dire di preciso perché non ce l'ho. Non ho mai comprato il cambio manuale. Qual è il prossimo gioco cosa? Il prossimo gioco che potrei portare? Buh! Non lo so, dipende quello che esce. Ci bastano 60 litri per arrivare alla stazione di servizio. GTA 4, ma non ha senso, è vecchio. Oh, sono rimasto bloccato. Speriamo che ci arriviamo. Se no mi tocca andare a prendere un mezzo con la cisterna. Ho detto che di solito mi ribalto più avanti. Madonna. No. Ma vaffa. Dai, ma com'è che non era agganciato? Ho detto di solito mi ribalto più avanti, no qua. Sì, certo che è uscito il video di farming, perché non è uscito. Mi ricordo che ho bloccato i bot, quindi. Tutto bene, Barbara. Sto bene, grazie. Mo devo sistemare sto danno qua. Ci abbiamo l'Azov? Ah, l'Azov è qui da qualche parte, aspetta, va. Recupera. Nicky, allora chiedi a Poddio e Midi se ti possono dire magari un gioco che stanno portando loro. Ma quello che portano loro sì che... Cioè, Midi sta a portare Ark. Allora, aspetta un attimo. Mi serve carburante. Beh sì, se piglio carburante già faccio tutto. La gru... Sì, però la gru non ha il carburante. E questo... potrebbe giunto basso. Faccio una cosa fuori di testa. Sì, ho capito, ma non mi interessa giocare a GTA 4. Come si chiama la grafica che vorresti? Quale grafica? Ho migliorato l'Azov poco. Qualcosa. Oh, dov'è il carburante? E non ci entra per colpa della gru. Allora pigliamo. Sarà una pessima idea, va? Oh, ma... No, non mi interessa mo iniziare GTA 4. No. No, anzi. Più che altro... No, anche perché poi c'era sempre il discorso prima o poi mi devo far venire la voglia anche di Project Zomboid. Come si chiama la grafica che voglio su Farming 25? No, quello è praticamente Unreal Engine 5, il motore grafico. Ma non lo metteranno mai, perché Giants usa il suo motore grafico. Non ci sarà mai. Buonanotte, Paolo. Oh, questa aspetta, la mia canzone c'è. Virtuale, un eroe sul display tra tasti click nel suo mondo a coltivare. Farming Simulator, la sua terra di magia, con il mouse in mano il campo e la sua poesia. Semina sogni come grano nel vento, è Nick il contadino del momento. Farming Simulator, col campo fa magia, la sua fama cresce pure meglio della Maria. Tra polvere
di click e schermi illuminati. Nick affronta sfide dai like innamorati, con mouse e tastiera guida il trattore. Nel mondo digitale emerge il suo valore. No, tratto. Sì, sono in live anche su Twitch. Nick comanda col mouse tra le dita, sfida ogni terreno senza paura. Sui social il suo nome è un trend. Nick, il gamer, il mito che si fare. Sì, è un evento. Simulator, l'arena del suo trionfo. Nick è re del gaming, nel virtuale è un colosso. Avventura senza fine, nel mondo digitale. Nick è la sua leggenda, un percorso speciale. Speciale, yeah. Nei pixel e nei bit il suo destino si intreccia. Nick è il contadino virtuale, nella rete si specchia. Coltiva amicizie come campi di grano. Nel vasto mondo digitale il suo nome è conosciuto. Con il joystick della vita Nick si muove tra binari digitali. La sua storia si sovraintreccia. Farming Simulator, il suo regno di passione. Nick il contadino virtuale conduce la sua missione. E così la storia di Nick, il contadino virtuale, si conclude sullo schermo, ma nell'anima è speciale. Tra click e tastiere la sua leggenda risplende. Nick, il gamer, nel cuore di chi lo comprende. Finita. Hai fatto una canzone, Marilena. Una ne ho fatta. Una sola. Veramente tutte le ho fatte io. Anche quella che si sente adesso l'ho fatta io. Anche questa l'ho fatta io. Anche questa è una mia canzone. DD, non uso il volante su Farming perché non mi va di usarlo tutti i giorni, mi viene mal di schiena. Che faccio, Mario, per andare veloce? La levetta a sinistra del volante. In che senso? Ma non è che... No, anzi, sto gioco più vai piano meglio è, Mario, perché qua se vai veloce rischi di... Rischi male, insomma. Oh, ma mi sto confondendo con i tasti, aspettate un attimo. Vabbè. Mi sento un po' confuso, aspettate. Cambia camion, ci sta? Vediamo se posso imballare, carico. Ok. Mi serve carburante, me lo becca? Ok, l'ho fregato dall'altro camion, tanto è uguale. Quella per le marce. Ma non vorrei far danno. Bisogna attendere GTA 6. Vediamo dove esce. Come l'ho creata la canzone? Suno.ai, mi pare che si chiama il sito. Parcheggiamo sulla destra, doppia fila. Ma male che traffico non ce n'è. Oh, bella Ale, buonasera. Perché su YouTube sono tanti 4 bot? In che senso su YouTube sono tanti 4 bot? Aspetta un attimo che sono confuso, aspettate. Ok, così. Allora, non ci devo andare più lì perché il carburante alla fine ce l'abbiamo. Non mi serve più andare da quella parte, posso tornare indietro. Oh, è buona! E che va a fare? Ci dobbiamo sempre ribaltare qua. A sto punto è proprio... cioè, non lo so io. Sto punto è maledetto, è pericolosissimo. Perché su YouTube ci sono tanti bot, i bot ci sono dappertutto. C'è Elon Musk che si lamenta dalla mattina alla sera che ci stanno i bot su X.
Difatti Elon Musk ha detto che vuole mettere che per scrivere su Twitter X, insomma, bisognerà pagare un euro all'anno. Così i bot, vabbè, i bot, boh, pagheranno i bot, boh. Allora dobbiamo andare al lago dell'isola, se mi ricorda la strada più che altro. Ma che così, ma cosa? E che ne so io, Benito? Boh. Non so perché ci sono così tanti bot. Ah, boh. Allora, ponte. Oddio, a tutto gas. Volare! Basta che non voliamo giù col carico. Tu tieni PS4 Pro, io c'ho la PS4 normale e basta, manco la uso. Oh, in teoria devo andare a sinistra. Come si riconosce un bot? Beh, c'hanno foto di culi, seni, e già quello mi pare abbastanza palese che è un bot. Magari ripete le stesse cose, dice cose senza molto senso. Allora, dunque, 4 marce, ma è veloce. Ma che è l'Azov? Questo non è l'Azov. Allora, vabbè, la strada ormai la so quasi. Sì, la so. Sto punto non mi piace moltissimo. Ah, io vorrei che in sto gioco ci fosse solo il giorno, mi scoccia proprio la notte, non si vede niente. Forst, come cazzo, aspetta, si chiamava quel tizio? Forster, fast. Corri e basta. Jang. Buonasera, Matthews. Ma sensazione che qui l'acqua nella fogna non ci va, qui l'acqua non drena bene. Il camion farà fatica, ce la farà. Domani che porti video e live, domani vabbè, a parte la Off Bergman di sera, boh, non lo so che video fare domani alle 3, insomma, boh. E giochi nuovi non ne ho. E quindi, a parte i soliti, boh, non ne ho la più pallida idea. Non ne ho la più pallida idea, mannaggia la miseria. Sì, certo che domani porto Farming, quello è ovvio. È l'unico gioco che riesco a portare di sicuro. È il live che porto, e che ne so. Non lo so. Car for sale. E poi a video quando lo porto? Il problema è quello, eh. Se lo faccio in live, non lo faccio più a video, è un problema. Come si riconosce un bot su Twitter? Ma che ne so io, Benito? Ma cosa ne so?
Ma che ne so, io mica faccio il moderatore su Twitter. Cosa ne so io? Ma che ne sacci io, raga? Hai intenzione di giocare Farming 19? No. Io non vedo l'ora che esce il 25, a dirti la verità, altro che il 19. Appena esce il 25 mollo il 22 e non lo guardiamo più. Car Mechanic? Sì, mi piglia così così a voi, a dire la verità. Devo andare a sinistra? Tuo nonno fa l'agricoltore. Mio nonno fa solo il pensionato oramai. Quando esce Farming 25? Speriamo a novembre. Non lo so, non lo so. Mannaggia. Bah. Potrei portare Diablo, ma tanto non piace a nessuno, no? No, no, la strada è giusta, Christian, giusta, è tranquillo. La vedo la strada davanti a me, la vedo, è giusta. Tra 2 mesi hai l'esame. Ok. Mica ho capito cosa scrive Benito io. Oh. No, povero alberello! Allora, Nick, potrebbero aggiungere che quando grandina il vetro del trattore si rompe. Caspiterina, ne vuoi parecchio di realismo tu però, eh? Eh sì, sarebbe fico, è vero. Non c'è neanche su BMNG, mi sa sta cosa. A parte che non grandina in quel gioco. Bello Nick, come stai? Oh Cristiano, sto seduto. Sto anche bene. Ormai questa battuta è troppo vecchia, come a me. Eh sì, Benito, puoi fare Minecraft, madonna, sai che non mi piglia più? Ciao Rosalia, buonasera. Ma a me Minecraft non mi piglia più come prima. Per niente. Farà fatica? Ah, però siamo arrivati, Marilena, è quello che conta. Fa fatica, ma ci sono arrivato. È uscita qualche mappa bella nel mod hub. Ma anche fosse Matthews, non le posso portare tutte perché ho iniziato da poco un'altra mappa. Dov'è che devo scaricare? Lì? Un poco lontano, Ma ci arriverò. Another day, thank God for his grace. Look at the birds singing, flowers blooming with ease. Happiness is all around us. We just open our eyes and see, spreading smiles from ear to ear. No need for fear, sharing love and laughter. Let your joy appear. Listen to some music that makes your soul ignite. Dance like nobody's watching. Caspiterina, sei lontano sto posto. Bus Simulator. Non mi è mai piaciuto granché. Difatti l'ho mollato proprio abbastanza in fretta. Perché tolgo i commenti dai bot, ma che domanda è, madonna? Perché? Perché questa domanda? Perché devo tenere dei culi finti oltretutto nei miei commenti, scusa? Perché devo tenere ste cose? Ma? Buonasera Giuseppe! Chiamiamoli sederi. Chiamiamoli sederi. Insomma. No, aspetta che mi tenghi i bot. L'hai vista la serie di Fallout? Ancora no, sinceramente. Ciao Marco, bella galera. Bella la galera, no. Ciao a te, galera.
Ciao Vito, buonasera. Oh, buonanotte Matthews, grazie della compagnia. Riempi Io ho provato Alaska, ma è orrendo, Nick. Una grafica penosa. Alaska che cosa? Il gioco del camion? Alaskan Road? Eh sì, graficamente sta dietro, però come gameplay mi piace. Alla fine è come Project Zomboid. Project Zomboid è la parte più bruttina, la grafica, ma il gameplay è bellissimo. Il gameplay di Project Zomboid non lo trovi in nessun gioco, ce l'ha. Non c'è. Domani faccio live, yes. No, mi serve carburante, visto che già ci stiamo. No, ho fregato il carburante dall'hammer, poveraccio. Vabbè, uguale, poi. Oh, buonasera, Ricky. No, Estate Agent l'ho già portato da poco. Ciao, Gianchi, tutto bene? C'ha ragione, Robertino. Sì, esatto, Vito, sì. Magari il prossimo farming mettono un terreno come questo, sì. Lo so, raga, speriamo. Ma ho i miei dubbi, sinceramente. Perché se continuano col Giants Engine, insomma... o ci spendono tanti soldi su quel motore grafico. L'unica è quella, se ci spendono un botto le soldi e lo rendono... Però voglio dire, Unreal Engine hanno speso milioni, milioni e milioni per renderlo quello che è. Non penso che la Giants ha tutti quei soldi da spendere sul suo motore grafico. Gabriele, grazie mille. Ciao Nick, K3, sono Gabriele e questa è la mia prima donazione minore 3. Ti ringrazio tantissimo Gabriele, grazie del supporto. Grazie. Ben arrivati in live, grazie mille. Grazie Ricky. Nick, essendo puzza, non mi piace parlare di ste cose. Che ne pensi del nuovo gioco simile a questo? Non mi piace, l'ho mollato. Ma quella macchina lì è normale? Ah vabbè, è una missione. No, non mi interessa per ora. Prova la mod dell'e-commerce. Magazzini, già impazzisco con quello che devo fare. Ci manca solo che devo pure gestire le scatole stile Amazon. Così poi impazzisco. Ho capito che a te ti piace farmi esaurire. Allora. Grazie Gabriele. Grazie mille. Pian pianino cambierò sto processore. Per carità, non è malaccio, eh. Però purtroppo non mi sfrutta appieno la scheda video. Nick, come dici tu, hanno un botto di idee, però si scocciano. Chi si scoccia? La Giants? O di chi parli? O i cassieri? No, magazzini, il problema è riempire proprio il magazzino. È lì dove impazzisco io. Oh bella Davide, buonasera. Città in
C'è la mod che mette da sole. Eh sì, appunto, è quello il problema. Magazzini, se metto una mod che risolve ogni mio problema, in pratica, magazzini, sai qual è il problema? Se io continuo a mettere così tante mod su quel gioco, poi finisce che io apro, aspetto l'orario di chiusura, piglio l'incasso, ho finito. Cioè, non faccio niente, capito, magazzini? Poi diventa brutto giocare così. E non mi va. Poi diventa troppo. Cioè, non faccio più niente. E quello è il problema. Ah, dove li piglio sto blocco di cemento? Semi rimorchio col cassone. Qui abbiamo un cassone. E c'è quello che serve a me, mi sa. Ok. Allora andiamo a pigliare quello, non mi va mica di farmi tanta strada per niente. Io gestisco l'e-commerce, sì, ma però tu a quel punto il gioco lo hai stravolto, non stai giocando più come è stato pensato, stai a fare una cosa completamente diversa. Caspita di canzone è? E dire che l'ho fatta io. E ti credo, magazzini. Anzi, che sei arrivato al livello 84, non ti sei stancato prima, è già tanto. Mo io ultimamente mi sto un po' a giochicchia Ark. Sto giocando ad Ark anche off camera. Ci sto giocando. Mi sono fatto una mia partita privata. Così imparo anche un po' di cose. Così quando poi faccio il video almeno so un po' quello che devo fare. Mi aiuta. Ci sto un po' a giochicchiare ad Ark. Poi un pochettino stavo a giocare a Diablo, per cavoli mia. Quando ci sarà la terza guerra mondiale? Qualcuno dice che è già cominciata. Dunque, che ho mangiato? Mi sa ho mangiato due fettine di carne. Quanto tempo dedichi ai giochi per conto mio? Io mica tanto. Ah, no, Chris, dipende, sì, vabbè, magari due orette. Se è per conto mio, dipende, se c'è il tempo, mica sempre, anzi, certe volte non gioco proprio. Dipende, se c'è tempo e voglia. Esatto, Marilena, purtroppo sì. Oh, che sono sti danni? Cosa è successo? Magari perché sto correndo come un pazzo. Ammazza come va veloce, oh. Ma in teoria non dovrei passare vicino al camiserio. Oh, sto spaccando tutto qua. Giants Software, che cosa? Oh. Madonna, vado un po' troppo veloce, sto spaccando sospensioni tutto. Carburante, prego. Grazie. Ho fatto bene a parcheggiare qua sto coso.
tu hai la macchina? Sì, Gabriele, c'ho una smartina e mio padre ha una Fiat Croma. Ti viene il mal di testa tornare su Cooking? Ma il fatto è che non è che mi viene mal di testa di Cooking, è che non mi piace molto Cooking. Non mi fa molto impazzire Cooking perché è ripetitivo e mi annoia. Oh pazzo, buonasera pazzo, ben arrivato in live. No Andrea, per ora sto abbastanza bello che pieno di mappe di farming. Per ora mi bastano. Ammazza se fa caldo. Bah, tutto bene, pazzo. Solita vita. Mi sono messo la cisterna che si trova lì vicino all'ingresso della mappa. Appunto, Cristian, ha fatto bene. Io c'ho quella, prima o poi finirà. Tutto bene, comincia a far caldo. Oh, ho beccato un tronchi. Che miseria. No, vabbè. Ah, ci vuole. Caspita. Non va bene. Non sto a capire di che parli. Ciao Plaza Power. Nah, non c'ho il camion, non c'ho l'attacco adatto. Pensavo che era quello da trainare, invece non va bene. E allora come facciamo? Hai ancora salvata la hotspot Hollywood? Che? Non ho capito. Blocchi di cemento, andiamo a prenderli da un'altra parte, va? Non c'ho l'attacco. Oh bella Giacomo, di solito sei su YouTube. E ben arrivato anche su Twitch. Uè pazzo, pazzo è un pazzo perché si è abbonato, mica è normale. Grazie mille, pazzo! Per te, amico. Grazie mille. Non lo so se da te è scaduto il mio. Può essere che è scaduto, devo passare a rinnovarlo, eh. Non mi sto ricordando se è scaduto. Andiamo, andiamo! Grazie mille. Andiamo a prendere sto carico. Grazie mille, grazie pazzo. La tastiera ha cambiato le parole. La Obo Solov, oddio, ma la giocavo tanto di quel tempo fa. Ah no, 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 Antonio, no, non ce l'ho salvato. No, non c'ho più niente salvato. Magazzini, ma te proprio ti sei portato il lavoro nel gioco. Mai nella vita. Blocchi di cemento. Blocchi di cemento. Nick, secondo te è meglio un processore Intel o AMD? Ma sono buoni tutti e due, ah. Sono buoni tutti e due.
prendi quello che ti ispira di più, guarda qualche video, sono buone tutte e due alla fine. Mi devo arrivare là sopra per pigliare sti blocchi, è un bel po' di strada, e vabbè. Allora, la strada me la ricordo. Piano piano ci arriviamo. Però non lo so se lo finiamo questo lavoro in 20 minuti oramai. Cortesemente non scrivere sta roba. Grazie, non so come ti chiami. Dunque, il fast feedback lo tieni leggero? Sì, preferisco leggero. Mi incastro qua. Ah, tutto bene, pazzo. Tutto a posto, dai. Tutto bene. Solita vita, non so cosa devo dire sinceramente. Non c'è nulla di particolare. Ma la strada dov'è? Sinistra, destra? Boh. Ma penso che è a destra. No, no, appunto l'ho messo leggero apposta, Cristian. Comunque quella casa la evacuerei. Quale casa, Luigi? Bella Nicola, cosa fai qui di bello? Di bello qui guido nel fango, nella neve. È un po' una specie di Eurotruck nel fango. Nicchia, io guadagno royalties. In che senso? La ricevuta devi fare, le royalties. Ma guarda, non lo so mo che cosa stai a fare te, Salvo. Ma direi che è roba da commercialista. E lì ci vuole quello. Quando hai dubbi, commercialista. Per forza. Ma io pure sono negato su ste cose. Quindi commercialista. Per forza. Non chiedere a me ste cose, perché mica faccio il commercialista io. Allora, mi sa che vado... c'è sta bella stradina a sinistra che non l'ho mai provata. E mo casca proprio a fagiolo. È buona. Direi che è proprio buona. Allora, quella dietro... Ah, sì, beh, Luigi, effettivamente non è buono venire a vivere qui. Miseria. Controlla i documenti alla frontiera, è sempre molto attento e arresta i contrabbandieri.
ancora i documenti, uno alla volta, cerca di essere preciso, non vuole fare errori, auto dopo auto non si ferma mai, guarda dentro i veicoli alla ricerca di contrabbando, su contraband police, i delinquenti non hanno speranza, giorno e notte, non si stanca mai, arrestare i contrabbandieri, questa è la sua missione, mica è l'unico che può farlo, a volte è difficile, ma lui non molla mai, ha una grande determinazione, non si arrende mai, e se trova dei contrabbandieri, li porta ai lavori forzati, è re di Contraband Police, nessun delinquente può passare se c'è lui. Su Contraband Police, i delinquenti non hanno speranza, giorno e notte non si stanca mai, arrestare i contrabbandieri, questa è la sua missione, mica è l'unico che può farlo, lui è il migliore, questo è certo, nessuno può passare se i documenti non sono in regola, e se qualcuno prova a fregarlo lo smaschera subito, è il padrone della frontiera, non ci sono dubbi. Contraband Police, i delinquenti non hanno speranza, giorno e notte non si stanca mai, arrestare i contrabbandieri, questa è la sua missione, mica è l'unico che può fare. Salvo, penso che vogliono la fattura, sicuro. Di sicuro vogliono che gli devi fare la fattura. Qualcosa di simile, probabile. Una fattura, una un pro forma, non mi pare che si chiama, non lo so. Ma sempre lì siamo, comunque commercialista ci vuole. Voglio dire, se non la sai fare, neanche io ne so capace. E queste cose me le sono fatte preparare da commercialista. Pure io quando ho bisogno, boom, commercialista, me la faccio preparare da lui. Quindi sempre da lui deve andare a finire. Cioè, non so se c'è la partita IVA oppure no. Se non ce l'hai, beh, certo, intanto, boh, ti devi far aiutare da qualcuno che è capace, insomma. Buonanotte, Robertino. Certo che è una mima, una... No, ma tanto la strada la so, Christian, la so. La sola strada, vabbè, sì, effettivamente la minimappa poteva anche essere carina. Non lo so, Salvo, come funziona, quindi io non ne so niente. Ah, Luigi, io non... Oh, non ne so. Oh. Oddio, aspetta. Ah, a me piace magazzino avere qualcuno da guardare in faccia. Piano. Che cosa devo portare al commercialista? Ma che vuol dire? Tu vai dal commercialista, gli spieghi la situazione, gli fai vedere, che ne so, il sito, quello che vogliono, Salvo, boh. Ma vai dal commercialista e gli spieghi la questione, no? Poi te lo dice lui di preciso magari cosa devi portargli. Sempre lì siamo, sempre da lui, sempre a lui devi chiedere. Quando hai venduto il New Holland non dovevi farlo. Vabbè, Marilè, non mai l'ho venduto. Non si possono dire certe cose, direi di no. Direi che certe cose non si possono dire. Viene in questi punti sconnessi, eccola là. Mi sono distratto, Luigi. Vedi, è successo. Comunque, Salvo, veramente, a prescindere, vai, anche se ci vai a mani vuote, vai da commercialista e gli spieghi la situazione, no? Anche se ci vai a mani vuote, ma sempre lì deve andare. E poi te lo dice lui quello che ci vuole. Buonanotte, Paolo.
No, magazzini. Il mio commercialista mi ha detto: dal prossimo anno mi devi dare 50 euro in più, che c'è l'inflazione. Ma sembra che culo la devo prendere, non ho capito. Che miseria, va. Oh, ma a me che me ne dà 50 euro in più? Ok, sei italiano, che vuol dire? Non vuol dire niente. Allora, no, mi serve carburante. Carburante. Rifornisciti. La meglio cosa, guarda. Allora, ciao, arrivederci. D'altronde, se sono guadagni un commercialista, è appunto, Christian, è normale. Ovvio. Buonanotte, Marilena. Allora, blocchi di cemento, tanta strada per un blocco di cemento. Ne portiamo due, metti che uno mi cade strada facendo. Meglio averne due, uno di riserva, va. Tanto mica li pago. Non me li fanno mica pagare. Ah, diamine, ho spaccato il serbatoio, mo perderò un po' di carburante. Sento le gomme un po'. Eppure stanno. Le gomme, insomma, non stanno messe tanto bene, mi sa. Stanno un po' scassate. Aspetta, non so le gomme che fanno questo rumore, so i blocchi di cemento. Pensavo che c'avevo le gomme che stavano, insomma, a lamentarsi, invece no. Occhio che pesa. Lo so. L'importante è che non mi ribalto. Intanto devo passare a questo ponte, poi devo trovare la stradina, quella che ho fatto prima. E da lì scendo. E il camion arriverà a destinazione, arriverà, ci arriverà, tranquillo, ci arriva. Ah, più che altro sono le sospensioni che le ho spaccate un po'. Allora, aspetta, dov'è che devo scendere? Devo trovare la strada, che non è... Beh? Un momento, dove caspita me trovo? Ah, è ancora molto più in basso. No, no, è ancora più in basso. Non è qua. Ma non ce n'è problemi, pazzo. Eccola là. Ma sto camion si rompe da solo. C'ha problemi, non lo so io. Boh. Oh, gira, 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 gira. Un'altra bella canzone, oh. Il polletto oggi non ne ho mangiato, salvo. Oggi era comunque una fettina di carne. Thank you.
Colpa del peso? Potrebbe anche essere. Oppure perché vado veloce. Probabilmente perché vado veloce. Una piccola bottarella al motore. Non hai mangiato il pollo perché te l'hanno fregato oggi al supermarket. Ma veramente? L'ho regalato. Era 10 euro al pezzo. 4 pezzi. 40 euro se sono fregati i magazzini. La pupa è il secchione. Boh, l'unica volta che l'ho vista sarà stata la prima. Sarà stato ai tempi. La prima edizione, forse ho visto mezza volta. No, non ne guardo. E poi come faccio a guardarlo che sto qua in live io? Ciao Alessio, ti sei perso un bel po' di viaggi. E meno male, quasi tutto liscio. A parte che una volta ho perso un po' il carico. Per il resto tutto bene. Un bel po' di giri abbiamo fatto oggi. Oh, non sono stato in nessun posto simile, non ci tengo ad andare in un posto simile, non mi interessa questo posto. Non so dov'è Salvo, sto bene dove sto. Allora, la strada è quella. Aia, la strada era da un'altra parte. Ah, vabbè, non è un problema. E invece è un problema. Vediamo se riusciamo a uscirne a marcia indietro. Non si vede mica la strada, la chiamata strada. Dovevo passare davanti alla casa di Miticaccio, mi sono dimenticato. Sì. Strada Luigi, ma non ti preoccupare, tutto a posto. Questo mezzo va ovunque. Questo mezzo va ovunque. Oh, pazzo, buonanotte, grazie ancora dell'abbonamento. Ci si sente. Mo stacca anch'io.
Tempo che arrivo dall'altro lato, poi... Beh, no, vabbè, potrei anche quasi arrivarci al punto di scarico, non manca tanto. Un po' di strada. Sì, Cristian, non mi interessa questi discorsi che fanno, non me ne frega niente. Andiamo, quando chiedete una fattura? Non lo so, Salvo, io pago annualmente. Io pago annualmente, mica pago a prestazione, quindi boh, devi informarti. Oh Barbara, buonanotte, alla prossima. Veramente Luigi, beh, potevano anche metterlo, ma non l'hanno voluto mettere perché così ti invogliano a comprare quel gioco, capito? Ovviamente il motivo è quello. Questa è la strada, giusto? Dov'è che bisogna andare a consegnare? Solito posto. Ci arrivamo. Oh, bella Ale! Buonasera Ale, ben arrivati in live. I carrelli, dice, su supermarket, Luigi? Sì, beh, effettivamente. Effettivamente i carrelli, sì, fanno parte del supermercato. Boh, ma probabilmente... Beh, sì, effettivamente ci stavano, perché quelli prendono così tanti prodotti che senza carrello come fai a portarli via, insomma, no? Effettivamente, almeno un carrellino piccolino. Io a Roma no, non ci sono stato, Asia. Cioè, ci sono stato una volta che ho fatto lo scalo con l'aereo, ma solo quello. Non sono uscito dall'aeroporto, non avevo il tempo. Devo andare per di qua? Sì. Nick, con che tasto attivi lo scanner? Quale scanner? Ah, e la rotellina, cliccare la rotellina del mouse, magazzini, clicchi, beh, se la mod l'hai installato ovviamente. Non super questo gioco. Ah, ah boh, ci sarà qualche mod dei carrelli, boh, non lo so, che non ho mai messo mod in questo gioco, mi è sempre piaciuto così. Ah, trackball.
Ah, guarda track ball, magazzini. Vabbè, gli cambio il tasto, magazzini, gli puoi cambiare il tasto. C'era scritto che alla... però non so come si fa, gli puoi cambiare il tasto. Buonanotte Paolo. Ah, vedremo poi. Aspetta, devo girare a destra. Yes. Ma che, per mettere le mod, Gaetano? Sì, magari ci faccio poi un video, Gaetano. Oh. No, Luigi, non l'ho mai moddato sto gioco. Ma tanto alla fine c'è così tanto da fare già vanilla. Notte, Joe Farmer. Hai mai provato Pacific Driver? No. Ma che è un gioco o è un mezzo? Perché mi pare che c'è un veicolo che si chiama Pacific in questo gioco. Non c'è una mod che puoi parlare? Parlare? Una mod parlare che manca prodotti? Non ho capito. Ma comunque non mi pare che c'è una mod che parla. Sei un grande risego da quando portavi pizza Tycoon. Grazie Gaetano, e ne è passato di tempo. No, non lo conosco allora. Mai provato, anche perché se l'avevo provato magari un video ce l'avevo già fatto. No, non lo, forse intravisto, forse, ma non ne so sicuro. Boh. Forse intravisto. Forse. Ma però boh. Siamo arrivati. Se consegna, va, finalmente. Oh, abbiamo fatto una fatica per pigliare questo. Fase completata. La prossima fase la famo la prossima volta. Prossima fase, prossima volta. Ancora il super ordine non è completato. Allora ragazzi, mamma mia, siamo stati anche 10 minuti di più. Vediamo se posso fare o meno un ride. La partita salva da solo, no? Quindi riesco anche a uscire da sto gioco, mo. No, te già farmi. Ti consiglio di provare quel gioco almeno un video. Quale? Ah, Pacific Driver. Luigi, dipende. Cioè, se devo spendere dei soldi solo per provare, non ha molto senso, no? Cioè, uno quando spende dei soldi in cielo, li spende che dici voglio andare a colpo sicuro. Allora, fatemi un attimo vedere se posso fare, insomma, un ride. E poi buona. E poi me ne va a riposare un po' la voce, più che altro, perché ovviamente non è un problema il resto. La voce, giusto un po' la voce. Anzi, anche comunque oggi mi pare che sono riuscito a mantenere il mio tono di voce non troppo alto oggi. Ah, una demo. No, non sapevo. Ok. Eccolo qua. Oh, vi mando sul supermarket, ci sta giocando Marty. Va bene. Allora, ovviamente mando quelli di Twitch, perché su YouTube non può essere. Allora ragazzi, vi auguro una buona nottata. Grazie della compagnia, grazie delle donazioni, degli abbonamenti. Ovviamente ringrazio anche chi si è iscritto al canale. E ci becchiamo domani sera alle ore 21. Ok, buonanotte a tutti ragazzi. A domani sera. Ciao ciao.